Ciao ragazzi, bentornati su Hard Rock Crypto. In questo video vi parlerò di Atani, una piattaforma estremamente utile e gratuita. Si tratta di un video sponsorizzato, ci tengo a dirlo immediatamente. In ogni caso, noi vi proponiamo soltanto servizi che ci sembrano utili. Che cos'è Atani? Atani è un aggregatore di exchange. Quindi ragazzi, la cosa più noiosa del mondo cripto è, ad esempio, dover utilizzare vari servizi, vari exchange, perché non trovate tutte le criptovalute purtroppo su un unico exchange. Dovete magari andare su un exchange solo per quella cripto in particolare. Atani cerca di risolvere questo problema e raduna in un'unica praticissima piattaforma oltre 20 exchange e 9.000 coppie di criptovalute. Quindi dall'interfaccia di Atani potrete collegarvi a tutti i vostri exchange preferiti, almeno i principali. Comodissimo, ragazzi, c'è l'app per PC, Mac e anche per Google Play e Android. Allora, Atani si collega a questi exchange principali, ragazzi: Coinbase Pro, Bitstamp, Kraken, Binance, Gemini, Bitfinex, Huobi, Bittrex, KuCoin, HitBTC, Poloniex, OKCoin, eccetera, Gate.io. Quindi praticamente tutti gli exchange più importanti. Non c'è nessuna commissione, ragazzi, anzi, iscrivendosi agli exchange da Atani si ottengono anche degli sconti sulle fees. Quindi da Atani, ragazzi, come stavo dicendo, ci sono oltre 1500 cripto, 9.000 coppie, 22 exchange per essere precisi, funzionalità di trading avanzato, tutte, ragazzi, stop loss, take profit, ordini di tipo OCO, non c'è nessun intermediario, si fa trading direttamente sull'exchange. Cosa significa questo? Che anche se l'exchange è giù, e succederà ragazzi in questa fase caldissima, che l'exchange sia giù, che il sito non sia accessibile, ma voi avete una connessione con l'API, con l'interfaccia direttamente interna, con i server dell'exchange in maniera diretta, senza l'interfaccia grafica, ma voi potrete tradare sempre da Atani anche se l'exchange è giù. Order book in tempo reale, latenza di 100 millisecondi. Puoi connettere anche più account dello stesso exchange, ad esempio nel mio caso io ho diversi account sullo stesso exchange per differenziare i miei portafogli. Comodissimo, non devo più loggarmi, sloggarmi più volte, ad esempio da Binance per vedere i miei vari account. Da un'interfaccia comoda posso vedere tutto, la situazione del mio portafoglio in tempo reale. Si può personalizzare la propria esperienza di trading in base al proprio stile, quindi semplice, avanzato e pro. C'è anche la funzionalità di calcolo delle tasse. Si possono analizzare e fare analisi tecnica naturalmente con tutti gli strumenti di TradingView gratuitamente, sempre. Inoltre, ragazzi, si possono avere notifiche in tempo reale sui vari trade senza nessun problema. Si può ricevere una mail, un SMS e addirittura una telefonata, ragazzi. Nel caso di notte il telefono è silenzioso, se avete un alarm fondamentale, una notifica fondamentale per voi, verrete chiamati due volte anche di notte. Quindi i limiti mensili gratuiti, perché la filosofia di Atani è di essere freemium, ovvero è praticamente tutto gratis, ma se siete trader avanzati avete bisogno di funzionalità premium, quindi pagate una fee, ma gratuitamente si ottengono veramente tantissime cose. Si ottiene come notifica, ad esempio, 1000 mail al mese, 200 SMS e 30 telefonate. C'è un'app mobile, come stavo dicendo, che è fantastico, potete monitorare tutti i vostri wallet, tutti i vostri exchange anche in movimento per iPhone e per Google Play, naturalmente. La sicurezza è ai massimi livelli, loro ovviamente non possono accedere ai vostri wallet, ai vostri fondi, hanno solo le chiavi API e tra un po' vi faccio vedere anche come si fa. Totalmente non custodial, quindi loro non hanno assolutamente i vostri fondi. Crittografia di grado militare, massima sicurezza e
e non c'è nessun KYC, nessuna richiesta di documenti, eccetera. La privacy è fondamentale. Atani praticamente permette di fare tutto questo gratuitamente e in arrivo ci sarà l'API developer per veramente, se avete richieste avanzate. Il cofondatore e CEO di Atani è Paul Barroso, che è un cripto investitore veterano, un ingegnere informatico esperto, ha fatto carriera nel Regno Unito, ha lavorato per Morgan Stanley e ha fondato Atani. La co-fondatrice è Aide Barroso, trader appassionata, si è laureata negli Stati Uniti, ha fatto carriere presso BCG, sia in Europa che in America. È stata anche direttrice delle strategie digitali presso una banca europea. Super legit questo progetto, sede a Madrid. Ci sono tutti gli altri membri dello staff, tutti super legit con link a LinkedIn. Quindi, ragazzi, se volete andare a verificare, lo potete fare tranquillamente. Sono stati citati sui principali media del settore cripto. Allora, ragazzi, dal sito principale di Atani non ci sono referral, non c'è nulla, ragazzi, perché questo è un prodotto assolutamente fantastico, quindi non ci sono referral, non guadagniamo niente se vi iscrivete col link qua sotto, semplicemente non andrete su un sito scam. In ogni caso è atani.com, dal sito principale, questa è la pagina, andate qua, scarica. C'è anche un Atani DEX che funziona su Solana, fantastico, l'ho provato. Dal sito principale cliccate su scarica. Si può scaricare la versione per Windows, Mac e Linux. Carichiamo, vogliono la nostra mail, naturalmente. Allora, ragazzi, ho scaricato la versione per Mac. Lo installate come sempre. Adesso io lo installo, ragazzi, tranquillamente. Chiede l'autorizzazione, lo lanciamo. Scaricato il programma, vi chiede questo. Benvenuti. Se siete già registrati, vi loggate. Se no, tranquillamente vi registrate. Mi registro, ragazzi. Mail, password, semplicissimo. Ragazzi, avete visto? Mail, nessun KYC, mail e password, semplicissimo. Subito dopo vi chiede di collegare i tuoi exchange preferiti. Selezioniamo Binance, ad esempio. Dovete collegare qua la chiave API, API e la chiave segreta. Se non sapete come fare, c'è anche un video di aiuto. Cliccando qua sul punto interrogativo parte un video di aiuto e vi fa vedere come fare, ma ve lo faccio vedere io. Ragazzi, quando siete loggati dentro Binance, dovete andare dove c'è l'omino qua dell'account con tutti i dettagli, questo omino qui, poi cliccate su API Management. Si apre questa pagina qui, qua scrivete quello che volete, il nome che volete dare a questa chiave. Io scrivo Atani. Vedete che ho già Blockfolio, ad esempio, qua nella mia lista. Fate Create API. Vi chiederà tutti i codici, quindi un codice via SMS, via mail, nel mio caso, e l'autenticazione a due fattori. Dopodiché si apre questa pagina qua. Qua mettete il nome che volete, ad esempio, appunto, Atani. Però potete scrivere quello che volete, ragazzi. A questo punto cliccate su Edit Restrictions e mettete che abilitiamo il trading. Se volete abilitare il margine, eccetera, potete farlo. Io abilito solamente il trading. In ogni caso, io faccio solo trading spot, quindi va benissimo. Se volete, potete addirittura collegare questa chiave API a un certo indirizzo IP, ma in questo caso io non lo faccio perché lo cambio a ogni accesso, cioè spesso e volentieri lo cambio, quindi non posso mettere questa restrizione. Quindi ragazzi, abbiamo creato la nostra chiave API, facciamo copy, andiamo su Atani, qua inseriamo la chiave API, copiamo la chiave segreta, la incolliamo e colleghiamo l'exchange. Ragazzi, ho inserito le chiavi, ho dovuto ovviamente cambiare le chiavi perché avete visto la chiave segreta. Vi scrive questa cosa qui, dice di andare in impostazioni sicurezza e di salvarsi da qualche parte il codice di sincronizzazione che può servire nel caso si perdesse l'accesso. Facciamo ok, possiamo collegare tranquillamente un altro account. Quindi ragazzi, ho collegato due exchange per adesso. Ci chiede qual è la nostra impostazione di trading semplice, avanzata, pro. Seleziono l'interfaccia pro. Ci chiede di andare a cliccare il link nella mail per confermare tutto.
clicchiamo su inizia a fare trading. Qua ragazzi ci ricordano l'app su cellulare. Ragazzi, abbiamo collegato quindi due account, potremmo metterne molto di più, 22 exchange, ragazzi, è fantastico. Qua ci sono i miei asset su tutti e due gli exchange, senza distinzioni, quindi non mi devo preoccupare se gli asset sono su KuCoin o Binance. Nel mio caso, qua li vedete qua sui simboli, tranquillamente potete vedere tutti, oppure quello che avete su Binance e quello che ho su KuCoin senza nessun tipo di problema. Qua ho oscurato chiaramente gli importi, però vedete la percentuale. Inoltre, andando qua, tranquillamente possiamo selezionare qualsiasi asset e acquistarlo senza problemi. Ad esempio, vado a vedere una cripto, non mi preoccupo di sapere su che exchange si trova, la posso mettere nei preferiti. Ad esempio, questa cripto mi piace molto. Vado a vedere, ci sono i saldi in questo momento, tra l'altro, e ad esempio ci sono le varie tipologie di ordine a mercato, limit, stop limit, take profit, OCO, c'è tutto, ragazzi. Facciamo un ordine limite, mettiamo ad esempio 4 dollari. Qua c'è il simbolo della calcolatrice, possiamo tranquillamente mettere una percentuale, oppure decidere la cifra direttamente, facciamo un ordine così. Tanto per farvi vedere come funziona, clicco su compra e l'ordine è andato a buon fine. Vedete anche la linea qua che indica dove sono disposto a comprare questo asset. Fantastico, ho piazzato un ordine su KuCoin, posso fare la stessa cosa su Binance, non mi devo preoccupare di dove sto andando. Andando qua su grafico, potete vedere il grafico, utilizzare tutti gli strumenti di TradingView, tracciare trend line, potete fare quello che volete qua, ragazzi. Cliccando su portafoglio potete esaminare tutti i movimenti che avete fatto su Binance, su KuCoin, nel mio caso, su tutti i vostri account. Qua dall'interfaccia Exchange potete aggiungere altri exchange, cosa che farò tra poco, ragazzi, perché è comodissimo. Potrò gestire da qua tantissimi exchange. Qua potete anche scaricare il rapporto per poter fare poi la dichiarazione fiscale senza nessun tipo di problema. Si possono creare allarmi, ragazzi, senza problemi. Ad esempio, qua su questo selezionate l'asset che vi interessa, che ne so, Solana. Volete essere avvisati di un determinato prezzo. Adesso me lo invento, ragazzi. Creo un allarme su questo asset Sol USDT. Seleziono il prezzo, ad esempio 185 dollari. Posso decidere se voglio ricevere una mail, un SMS o una telefonata. Creo, riceverò una mail in questo caso. Ragazzi, ho provato qua. Se volete, ad esempio, una notifica via SMS o telefono, naturalmente l'app vi avvisa di inserire chiaramente il vostro numero andando su impostazioni, profilo, aggiungere il numero di telefono. Tutto è estremamente comodo, tutto è gratis a Tani, fantastico ragazzi. E se avete qualche problema potete anche venire qua sul sito, cliccare su Tani Academy e vi viene tutto spiegato con dei video fatti benissimo, che durano pochissimo. Estremamente concisi e vi spiegano tutto, ragazzi. Benvenuto, crea nuovi ordini, calcolo delle imposte, stop order, stop limit order, OCO, tutto quello che volete. Ci sembrava un'app veramente comoda, utilissima da utilizzare per un trader crypto che solitamente compra asset su tantissimi exchange diversi, un aggregatore di exchange e oltretutto gratuito. Per cui fateci sapere nei commenti cosa ne pensate se utilizzerete quest'app. Come sempre, ragazzi, se vi piacciono questi contenuti, disintegrate il tasto like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Tutti i nostri riferimenti social sono ovviamente in descrizione. E come sempre, alla prossima, sempre qua su Hard Rock Crypto. Go!